alla domanda sul tema della rottamazione. La rottamazione vuol dire che se c'è un Parlamento fatto da 1000 persone, in America sono 400, via, possiamo anche darci un limite. Facciamo così, questa è la nostra proposta, modifica costituzionale per cui anziché avere Camera e Senato che fanno le stesse cose, facciamo fare una cosa alla Camera e il Senato facciamolo fare alle autonomie, cioè ai sindaci e ai presidenti di regione, senza indennità, semplicemente per controllare ciò che viene fatto. E infine, a proposito di rottamazione, giusto per fare l'elenco, vi sembra possibile che ci siano dei manager pubblici che prendono cifre inaudite? Sapete che io penso che questo paese sia un paese destinato a non crescere finché il capo dell'INPS prenderà 40 volte lo stipendio del direttore dell'Uffizi. Ma dove vogliamo andare con questo equilibrio di disuguaglianza? Noi a Firenze abbiamo messo una regola: l'amministratore delegato di un'azienda può prendere al massimo 10 volte quello che prende l'ultimo lavoratore di quell'azienda. Una regola che aveva messo un grande imprenditore, Adriano Olivetti, mi piace ricordarlo con il suo Piemonte. È una regola che dà il senso di un equilibrio, di una giustizia, di un comportamento. Ecco, quando noi diciamo rottamiamoli, diciamo che vogliamo cambiare le facce di chi da tanti anni è lì e non ha risolto i problemi, anzi ha contribuito a metterci in questa condizione.